Siamo in Grecia, nell'VIII secolo a.C., alla fine del Medioevo ellenico e all'inizio dell'età arcaica. È un periodo cruciale della storia greca, un periodo in cui si evidenziano segni di rinascita economica e di ripresa demografica. È il periodo in cui in Grecia si diffonde l'alfabeto, mutuato dai Fenici, e quindi accanto alla ripresa economica. C'è anche una ripresa di tipo culturale, una rinascita di tipo culturale. È in questo contesto che si colloca uno degli eventi fondamentali della storia greca e della civiltà europea, la nascita della polis. In questo video ripercorreremo insieme le cause che hanno determinato la nascita della polis e proveremo a dare una definizione di polis. Che cosa accade alla fine dell'VIII secolo in Grecia? Le fonti archeologiche ci mostrano dei segnali che ci devono far pensare. Intanto constatiamo sia nel territorio di Atene che in territorio attico, ma anche nella zona intorno ad Argo e a Corinto, un sensibile aumento delle tombe. Successivamente notiamo anche che la città di Sparta espande, cerca di espandere i suoi confini verso la Laconia meridionale e verso la Messenia. Nelle tombe incontriamo degli oggetti particolari, sono degli oggetti di terracotta che rappresentano delle forme di granaio che erano prima sconosciute. E poi incontriamo anche dei segnali che ci parlano di un movimento di colonizzazione che inizia attorno al 750 a.C. e che interessa città come Corinto, Megara, Eretria, Mileto, che inviano gruppi di cittadini in zone lontane dalla Grecia, Sicilia per esempio, zone del Mar Nero, della Cirenaica. Evidentemente questo vuol dire che queste città non hanno più territori né risorse sufficienti a sfamare i loro cittadini. E ci dovremmo interrogare su quali potrebbero essere state le cause di questi segnali di cui le fonti ci parlano. Leggiamo insieme questo brano di Esiodo dalle Opere ai Giorni. Quando il tempo di arare è giunto per i mortali, allora veramente bisogna darsi da fare per arare la terra al momento giusto, all'asciutto e al bagnato, affinché i campi si ricoprano di messi. Se rivolterai la terra a primavera, d'estate quel terreno arato non ti deluderà. Prega Zeus Ctonio, la veneranda Demetra, di rendere pesante il sacro frumento quando è maturo, iniziando le tue preghiere al tempo della natura. Quali dunque potrebbero essere state le cause di questi segnali di cui ci parlano le fonti? Ma a leggere Esiodo sembra che a partire dall'850 a.C. si sia verificata una rivoluzione agraria che abbia reso disponibile una maggiore quantità di risorse alimentari, e che a sua volta abbia quindi determinato un aumento della popolazione, un incremento demografico. E questo incremento demografico potrebbe essere stato proprio la causa della nascita di una nuova organizzazione politica, che appunto chiamiamo la polis.